Ok, allora, adesso non credo che avremo molto da fare, perché... No, vabbè, non c'è molto, dobbiamo ancora aspettare, però là è attesa, diciamo, Sì, tutto facciamolo, dai, Simua normale. è attesa. No, è più veloce, dai. Bene, vediamo questa... Vediamo, assistiamo a Metto questa... il Football cane Manager. dall'altro. Ma vuoi sapere una cosa super meme? Vai. Che il Catania sta giocando. Beh, lo so. Lo so, c'è il Catania vero che sta giocando, è vero. Cioè, proprio in questo momento sta giocando il Catania. Cioè, Sì, non epico, solo in epico. gioco, anche nella realtà si crede Tra l'altro giocano di lunedì a quest'ora, e mi sembra assolutamente giusto, Serie C. questa è la magia della Serie C, ragazzi. Sì. C'è il gol, Gol, Giovanni, Galeano, dai, Giovanni dai, Galeano. Galeano, clamoroso per Real, Si inizia subito clamoroso. bene, si inizia subito bene. Vabbè, è una partita abbastanza equilibrata. Sì. Niente, Attenzione. l'ha fatto, l'ho detto. Aspetta, facciamo dei cambi, anche se vabbè, facciamo dei cambi. E l'asse era davanti, però la davanti non cambierà nulla per adesso. Ah sì, la davanti. Forse ammazza che ammazza, però in realtà va bene anche così, penso. Anche se forse conviene entrare in campo, però vediamo, vediamo, facciamoli giocare. Ultima giocata del difensore. Attenzione, L'ha attenzione. fatto, l'ha fatto. Sì, Beh, ci sì, bisogna scendere in campo. Anche se, vabbè, non credo che ribalterò il risultato. sta. Galeano. L'ha visto, purtroppo. Troppo corto il passaggio. No, no, fatto, Buffon però una parata la potrebbe pure fare. Vabbè, noi non l'abbiamo vista tutta la partita. Possibilmente lui ha fatto una partita della vita. Vai! No, ma che cos'era? Ma smettila. E no, è andato. Soprattutto perché gli arbitri fischiano. Ma Ancora c'è il tempo! Ancora c'è il perché non si tempo! muovono? Attenzione! 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 No, che Non cazzo. ci credo! No, non ci credo, ragazzi. Niente, è andato. Non È ci andato. credo. Ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Valore al Catania, ragazzi. Ecco cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare i piani di gioco, i piani di Sì, crescita giusto, fisica. giusto. Ci vado subito. No. Ok, ci vado subito. Per il meme! Va bene! Attenzione, Va bene! attenzione. Ah, se lo Shaq 04 ha vinto, Non siamo. mi interessa! Ah, Shaq Va 04 ha bene! pareggiato, Va quindi. bene, va bene! Non Andiamo. so, non so come si chiama. Prova Pasquale. Così, va bene! Perfetto, va bene. Abbiamo il mezzo, io non so chi siano. Mi ha fatto molto ridere la simulazione dello Shaq. Per il meme. Perfetto, allora. Attenzione. Signor. Signor. Facciamolo adesso. Andiamo subito nella cosa, nel lab. Dopo c'è tutto un peccato veramente imbarazzante per Allora, Paolo. facciamolo. Sempre e solo per il meme, ma non solo, perché lui è il ritorno enorme, Ragazzi, importante. con 800.000 euro ce lo portiamo a casa. Sono i soldi che abbiamo appena guadagnato dal torneo. Vediamo un po', vediamo un po'. Io ho un'altra idea per quest'uomo. Vuoi dare l'altro portiere? Esatto. Ma però l'altro portiere in realtà forse lo possiamo vendere. E vabbè, ma se qualcuno se lo caga, è quello il problema. No, dai, penso di sì, secondo me sì. Ah, vediamo. Ah, intanto voglio vedere quanto vale. No, vale No, vale, 1.300, 1.300 vale, quindi lasciamo perdere. Proviamo con un 700. un milione. Vai, sì, ci sta. 700, Che sì. poi lui ci dirà: no, vogliamo 1.000.000. Ma secondo me ti dici di sì. Beh, che dire. Anche Andújar così, eh. Potevamo andare anche sotto. Lo sai perché? Perché siccome è una squadra argentina, queste squadre che non sono d'Europa o
due campionati molto importanti, vabbè, quindi d'Europa, accettano anche di me, perché voglio guadagnare soldi. Giusto, giusto, ci sta. Ed eccoci qua. Tra l'altro Mascara rivede un vecchio compagno. Non c'entra niente. Vabbè, però vabbè, accettiamolo lo stesso. Attenzione, i tuoi amici Andogare e Mascara. Sporadico, va bene. Tipo, va bene. Perfetto, sporadico. Vabbè, io... 2 anni anche qui. Ma secondo me anche... Sì, sì, 2 anni, 3 anni, se vuoi. Quello vuoi rischiare. Sì, a posto. Secondo me... Attenzione, lo butta subito. Eh beh, io immaginavamo, immaginavamo. Sì, sì, che, lo so. Che fa? Tolgo le presenze, lasciamo... Togliamo il bonus di presenze, che alla fine non è neanche troppo. Però va bene, dai. Signore. Ebbene, anche Andújar. Abbiamo preso 2 portieri senza motivo, però anche Andújar è qui con noi, signore. Anche lui. Sì, ancora più me. Però lui è tornato. Guarda, è tornato. Se non avesse avuto la sua foto originale, non l'avrei preso. Ecco. Elliot. Ah no, ce ne sono un paio. Ok, allora. Allora, cominciamo con Elliot. Vediamo questo. Quindi i primi. Elliot io non so chi sia. Non mi ricordo neanche perché l'ho messo. Poi vabbè, poi c'è Martinelli. Vabbè, sono giocatori che non possiamo... Arons, che anche lui. Ma il problema è che non ce li danno, secondo me, neanche in prestito. Quindi è proprio inutile. No, no, è inutile. Cioè... Pensavo fosse più forte. Vediamo le caratteristiche tecniche. Non lo so. Vediamo, aspettiamo, magari facciamo un castro al posto di Makengo. Esatto, andiamo. C'è Satria. Offerta del prestito per Adeyemi. Che però. Ti dirò. Ti dirò. Posso fare delega e faccio così. Esatto, io faccio sempre così. Perché onestamente il prestito non mi metto a trattare lì. Esatto. Andújar, l'abbiamo già visto. Ok, possiamo avanzare. Possiamo fare... Sì, però va bene così, dai. Ok. Si simula violentemente. Questo. Sì, brutalmente. Attenzione, attenzione. Si va in finale, si va in finale. Si porta questi soldi, si portano. Va benissimo. Ah no, però secondo me poi salta, perché salta sempre questa cosa qui. Ah, però è Boca Juniors, quindi siccome è una squadra forte, capace che c'è. E poi, attenzione, 1.5 milioni. Ma lo mette nei trasferimenti, vero? Perché a volte loro fanno, vabbè, l'abbiamo avuto, però ce ne prendiamo noi. Però dai, cioè, no. Però in prima stagione se si può prendere così è ottimo. Signori. Ed eccola, ce la portiamo a casa, signori. Ce la portiamo a casa. Adeyemi è andato. Esatto. Prego, esponga questo nome. 1.8 milioni sono d'oro. C'è Ricci dell'Empoli. Ok. Che in teoria dovrebbe essere un ragazzo giovane, dovrebbe avere, mi pare, 19 anni ed è pure forte. Samuele Ricci. Va bene. Mostra un ottimo potenziale. Pedro Della Vega. Attenzione, attenzione. No, vabbè, io ogni volta le metto le preferite. No, per adesso no. Facciamo in gara. Essere interessato, perché ottima promessa vuol dire che questo diventa forte. E tra l'altro ha anche una bella, delle belle statistiche. Bernabei, signori. Bernabei, che però vabbè, diciamo che accettiamo il suo nome, va bene, nel senso, se poi si chiama come lo stadio di qualcuno, però vabbè, dai, andiamo. Santiago Bernabeu. Accettiamo, vabbè, non è che ci mettiamo a flexare il fatto che abbiamo il giocatore con lo stesso nome. Nicolino, attenzione, qualcuno no, vuole... Secondo me no. È interessato a prendere un diritto di scatto, cosa vuoi? La rifiutiamo proprio così violentemente subito? Rifiuterei selvaggiamente, proprio senza pensarci. Ci sono un po'... Bernabei! 70, 20 anni... Allora, quell'est diventerà più forte. Sì, lui diventerà più forte. Ma più o meno il valore è quello, eh? Cioè non è che cambia molto. Sì, però lui è 2 anni più. Allora, lui è 2 anni più grande, ma ha 2 valori più. Sì, più. Sì. Cioè, però quando Nesta avrà 20 anni, sicuramente sarà 74, 75.
Quindi forse conviene da andare da Nets per quando riguarda il terzino. Però il problema è che non avresti uno abbastanza di livello all'inizio. Però non è che lui sia di livello, anche se comunque non è scarso lui. Io punterei su Nets. Esatto, costa di meno anche come contratto. Vai. Nome per te, che non so se potrebbe... Attenzione, c'è un'offerta. Movila. Vabbè, io onestamente per quei 30.000... glielo darei proprio senza neanche fare questioni. Allora accetta, io ti faccio un nome. Questo giocatore si chiama Thiago Almada. Lo conosco Thiago Almada. Lo conosco Thiago Almada. È argentino, quindi perfetto per Catania. Ed è pure forte. Il problema è che ho paura che costi. Sì. Contrattato da tizio. Dovrebbe essere 74, però è forte. Se abbiamo la clausola rescissoria, sappiamo più o meno quanto vale. Esatto. Vai. Sì, va che salta di tutte le cose. Ok, quanto pensi che potremmo proporre? Secondo me potremmo provare con 3 milioni. Ok. Però c'è il rischio che non accetti, non ti dicono subito no, è troppo poco. Sì, sì, lo so. Vogliamo provare un cambio a caso? Vediamo chi abbiamo centrocampo da buttare. No, nel senso, Zambol solo per l'impegno che ha messo nel precampionato. Per adesso non lo torno. Ci voglio mettere McNuff. Sì. O forse Zupan. Zupan più 3? No, 3 secondo me è un po' troppo. 2? Ho paurissimo, però nel caso lo vedremo. In caso la settimana... Allora, siamo disposti a cederlo solo con 2 milioni qua. Allora, sono quei 400.000 che danno un po' fastidio, però... Tu cosa dici? Per 400.000 accetterei. E beh, signori, siamo di fronte a un altro enorme ritorno. Almeno quasi, esatto, quasi. Non sapevo quando prende in quella squadra. Esattamente, però siamo vicini. Le due puntate sono praticamente il ritorno dei giocatori. Esatto. Il mercato inizia dopo. Allora, importante per adesso, direi. Penso che lo accetti. Importante. Non lo so. Io sparerei il 10. Sì, vabbè, ci può stare. 10 senza nient'altro, poi lui ci dice cosa vuole. Si rosica fortissimo. Però ci riproveremo, perché molto probabilmente ci possiamo riprovare più avanti. Ma quanti soldi prende? Comunque inizia l'osservazione, così appena possibile ce lo facciamo. Però secondo me non più di 5 milioni. Secondo me anche di meno. Vediamo. Lo facciamo non solo per il meme, ma per il clickbait, signori! Per il clickbait! Buone Iniesta a Catania. Tra l'altro ho paurissimo, perché Iniesta in realtà penso che prenda un botto lì in Cina, però vabbè. 7-4. 7-4 sono tanti. C'è proprio, è così diversa la cosa che non conviene proprio. Luigi, però già sappiamo il valore di Luigi. Attenzione, vediamo se puoi fare il prestito con diritto di riscatto. Attenzione. Interessante. Che tra l'altro hai mai fatto il prestito con diritto di riscatto? Allora, prestito con diritto di riscatto. Ci volevo dire l'accetta. Perfetto, easy. Allora facciamo il contratto. Però nel senso, no, aspetta, il contratto dobbiamo fare lo stesso con prestito. No, devi farlo. Perfetto, nuovo acquisto, signori. Non è detto, perché deve vedere se c'è lui. Infatti dobbiamo vedere. Ma allora, dobbiamo vedere se c'è altro qui, perché a caso a random l'abbiamo visto prima che c'erano i... Che fa, lo compriamo lui? Nets.
onesto, secondo me conviene. Allora, però secondo me la dobbiamo comprare direttamente, senza... Sì, sì, decisamente. Vai, senza paura, compriamo, tanto costa pochissimo. Ah, quando li offriamo inizialmente? 2, 5, una cosa del genere? Allora, vediamo il suo valore. Vabbè, dai. Si può accettare. Quel 200. Vabbè, però poi glielo togliamo dal bonus ingaggi che sicuramente chiederà. Vorrei dire una cosa, che Castro non ha accettato 10.000 euro a settimana per tornare a casa sua, ragazzi. Vorrei dirlo, vorrei sottolineare. Ci riproveremo sicuramente, però... Ai tifosi catanesi questa cosa non andrà molto bene. Esattamente. Allora, lui prende un cazzo. Sporadico, vabbè, accetto. Anche se giocare titolare, però accetto, sì. Accetto. Dai! Dai! Un giovane. Cazzo, molto forte. Ce lo portiamo a casa. Nuovo acquisto. Attenzione, perché stiamo facendo... Comunque, un paio di acquisti, cioè non... Vabbè, ma devi sapere che comunque Mascara è molto famoso per la sua parlantina, per esatto, come sa parlare. Esatto, cioè, per quindi, forza. Famosissimo, esatto. Va bene, allora, per adesso io direi che è arrivato il momento di salutarci. È stato una prima parte, diciamo, di questo mercato molto interessante. Ancora le cose... più fighe, concettuali, interessanti devono arrivare, come anche il ritorno di Castro, che speriamo che prima o poi sarà possibile. Io ho fatto un mese di mercato. Beh, direi che ho sottovalutato la questione. Perfetto, allora io ragazzi vi saluto. Vi saluto anche il nostro caro Andrea, ovviamente. Ciao ragazzi. Ci vediamo... ai prossimi episodi. Sì, non so quanti episodi sono usciti da questo video, però ci vediamo ai prossimi episodi. Ciao a tutti. Ciao.